Per 12 volte il ferro rovente aveva bruciato a fondo quel punto dentro di noi, da cui possono venire dolore, amore, vita. Forse mi viene a dire una cosa, che i più giovani sono, possono essere un po' delle Cassandre. Quando si cresce c'è qualcosa, dovrebbe essere il contrario, c'è una saggezza, ma secondo me invece c'è quella specie di capacità di innamorarsi della verità di un ragazzo che poi magari per, boh, per famiglia, rapporti, forse uno c'ha più, non c'ha tanta più capacità o voglia o desiderio proprio di spaccare tutto e dire quello che si vede. Allora magari lo vedi che c'è un po' più di esperienza, però te lo tieni un po' per te. Invece magari un ragazzo no, dice no, la devo dire, la devo dire, la verità, la devo dire, l'ho vista, la devo dire e fai malissimo. Provochi un dolore tremendo e magari lo fai. Ci si rende conto che la Woolf la scrive in un periodo storico molto preciso, infatti i riferimenti a, per esempio, alla gestione del potere di allora, mi immagino la Germania di allora, i riferimenti erano molto forti, molto potenti, questa impossibilità di dire la verità, questa smania della sicurezza, del controllo dei confini, che però sembrano passati tanti anni, sono passati tanti anni dalla pubblicazione, eppure oggi a noi ci risuonano potentissimi. La capacità di leggere, di farsi le domande, perché lei sempre è come se leggesse la realtà le fa delle domande e lei dice: ma com'è che non l'avevo capito prima? Insomma, lei figlia di Potente, figlia di Priamo, figlia di Ecuba, figlia del re adorato, e vede come tutta la famiglia attorno si sgretola, cambia faccia, rivela la sua mostruosità. Perché il potere rivela la sua mostruosità. Chissà se il problema è proprio il potere. No, riconoscere l'umanità e non perdere l'umanità, che è questo l'altro grande messaggio, no? Che la guerra fa perdere l'umanità. È questo proprio lotta, dissidio interno in Cassandra di dire la guerra ci porta a essere come gli altri, come i greci in questo caso, i nemici, però poi perché dobbiamo disumanizzarci? Perché? Perché la guerra porta a questo, la cosa più tremenda è che porti a questo, a parte proprio la morte in generale. Nel fondo più profondo, nell'intimo più intimo, là dove corpo e anima non sono ancora divisi e dove non giunge parola né pensiero, seppi tutto della battaglia, del ferimento di Ettore, della strenua resistenza e della sua morte. Cassandra chiede al lettore di tirare fuori la parte più intima di se stessi e quello che poi forse dovrà fare anche l'ascoltatore, il lettore. Lo consiglierei a uomini giovani. È proprio il consiglio di imparare a vedere. Allora imparare a vederlo questo universo femminile così. È l'invisibilità del nostro femminile che secondo me crea anche tutta una serie di problemi in questa società che va dalla violenza dentro le mura domestiche a quello che ci combiniamo noi donne, quello sulle nostre facce, sui nostri corpi, cercando di rimanere giovani. E perché siamo invisibili, perché non veniamo raccontate in tutte le sfumature, in tutte le età, in tutti i momenti. Se uno si ferma un attimo e non reagisce all'idea di dire ah, è una scrittura femminile per le donne, sulle donne, e invece è sugli esseri umani femminili.